Buongiorno a tutti voi. Oggi andiamo a fare una ricetta di un secondo di carne. Però prima di andare a vedere gli ingredienti, vi chiedo di iscrivervi al mio canale YouTube e di questo ve ne sarò grato. Bene, la ricetta che andiamo a fare oggi è il coniglio alle erbe, che è una ricetta del Friuli Venezia Giulia. In pratica abbiamo lasciato a marinare una notte dei pezzi di coniglio con un trito di aglio, salvia, rosmarino, timo e alloro, e con un po' di olio. Adesso li andremo a mettere prima su una piastra e poi li metteremo in forno. Naturalmente c'è anche sale e pepe. Quindi andremo a fare, allora, prima faremo passare il coniglio 10 minuti, un quarto d'ora in una bistecchiera, poi lo andremo a mettere in forno. Devo dire però che la ricetta originale parla solo di bistecchiera. Io lo metto in forno anche perché secondo me la ricetta guadagna. Bene, il coniglio ho fatto 20 minuti sulla piastra, adesso lo passo in una pirofila, gli metto dentro un po' di vino e poi lo metto in forno a 180 gradi per mezz'ora. Bene, dopo 20 minuti sulla piastra abbiamo trasferito i pezzi di coniglio in una pirofila. Ho aggiunto un po' di vino bianco, un po' di brodo. Adesso lo andremo a mettere in forno per mezz'ora a 180 gradi per finire la cottura. Devo dire che nella ricetta originale il passaggio in forno non c'è. Il coniglio deve essere cotto interamente sulla piastra. Bene. La ricetta friulana del coniglio alle erbe è pronta. Direi che il profumo è eccezionale, il passaggio in forno è determinante e quindi non posso altro che augurarvi buon appetito.